Tra l'altro, avrei potuto fare la live su Final Fantasy XVI oggi, però solo sulla demo, sulla parte demo, quindi ho evitato, ce la facciamo domani. Ops, forse non dovevo dirlo. Io non ho detto niente. Beh, domani, day one, ovviamente, di Final Fantasy XVI ci sarà una live. E sarà di mattina, tra l'altro. Allora, siete tantissimi, fatemi leggere. Lorena, grazie. Isa, JD, grazie anche a te e anche a Omus. Non ce la faccio, volevo altre 45 ore, ma tanto non è che è detto che riusciamo a finirlo. Allora, io vado lunga, non me ne frega un cazzo, oggi è il giorno, lo finiamo perché lo devo disinstallare. Non ho più tempo e spazio sulla PlayStation per tenermi sta merda. Ma prima vi faccio vedere cos'è arrivato. E non è arrivato solo questo. Aspettate, eh. Darirat, ma grazie, grazie per le super regalate. Allora, non l'ho ancora aperta, non so neanche se l'aprirò per adesso, ma la scatola è bellissima. Io ormai le collector, ho deciso che le uniche collectors che comprerò sono quelle del Final Fantasy XIV e, vabbè, chiaramente il 16 di conseguenza perché segue il lavoro di Yoshida, però io ho una scatola così bella non l'avevo mai vista per le espansioni di Final Fantasy IV. Cioè, è bellissima! Cioè, sono contenta anche solo per la scatola. Purtroppo la statua dentro penso sia brutta. Ho visto anche delle foto fatte da chi l'ha già ricevuta, ma lo sapevo già. No, non l'ho comprata per la scatola, per la statua, insomma, sti cazzi. Voglio supportare questo. Ne riparleremo, ragazzi, ne riparleremo di Final Fantasy XVI. Non è il momento. Ce lo giochiamo tutti insieme. Days Fall, ma tutte queste iscrizioni, ma grazie. Ma volete quindi che Gollum si lavi? Che chiaramente dipende da me. Mia diretta responsabilità. Non siamo ancora arrivati al gol, però. Ok. No, stavo controllando un secondo. Grazie, grazie per Intel, sono contenta che vi sia piaciuto, è stata la mia prima giocata. Tra l'altro io non sapevo che avrei dovuto anche magari mimare un poco gli attacchi e tutto, proprio perché non me l'avevano detto, infatti me l'hanno detto dopo, per cui cercherò di fare meglio la prossima settimana, essere un pochino più movimentata nel muovermi. Però considerate che è stato tutto improvvisato, non avevamo organizzato niente con quegli altri ragazzi, giusto c'eravamo... I personaggi, diciamo che l'immagine era già stata fatta, però li abbiamo scritti, li abbiamo colorati noi comunque. Non c'erano nomi, non c'era niente. C'era soltanto l'iconcina, diciamo, il ritratto, per così dire. Quindi ci abbiamo costruito tutto intorno a noi e non ci eravamo parlati tanto prima, veramente poco. Quindi comunque è stato tutto improvvisato. Sono cose, chiaramente, vabbè, c'era oltre ovviamente la Gian Andrea, c'era comunque gente che giocava da tanto, quindi per fortuna è andato anche per questo, però comunque sono contenta. Io mi sono fatta il PG safe, quindi comunque niente super cazzolo di magie complicate da usare, è silenzioso, quindi comunque più facile da gestire in una prima giocata dove comunque devi guardarti intorno e magari non prendi troppo l'iniziativa. L'ho fatta apposta per... star tranquilla, non mi prendo il personaggio estroverso che rompe il cazzo se è la mia prima volta che gioco. Però sono contenta che vi sia piaciuto, spero che vada solo che meglio, magari ci saranno altre occasioni. Secondo me è stato simpatico alla fine. Allora, poi verrà montata anche per YouTube comunque, mi hanno detto che verrà montata, quindi nel caso non l'avete recuperata non importa, poi arriverà anche su YouTube. Allora... andiamo qua, io non mi ricordo un cazzo. Gollum e Mel erano scappati alle sale del re degli elfi e percorrevano i sentieri celati della foresta avvicinando. Ah, giusto, eravamo scappati. A proposito di giocate belle, capolavori, no? Madonna, quanto è brutto. Sì, questo filmato l'avevamo visto, tra l'altro, però... filthy woods, very selflessly, yes.
Who did you say saw Gwendol? Grimaces are wasted on me, you know. Yes, some elf. Some elf? Some elf did. All look the same to us. Poor elf. No shining eyes. Take Smeagol's hand. What's this? Precious? Hey? What is it? Are you looking at my ring? Is it nice? Yes? Is it powerful? Is it precious? Don't. Allora, Mel è cieca, quindi ci sta, però il problema non è lo sguardo spento. Ok, questo l'avevamo già sentito come discorso. I suoi occhi. Ok, così ci si abbassava e così si correva. Ma qua non si può correre perché altrimenti era troppo divertente. Hai gli zoccoli questa qua. Che bordello fai camminando? Perdonami. Ha le nacchere ai piedi, cioè. Questa, tra l'altro, qui non è neanche malaccio l'ambientazione. Vabbè, diciamo che per adesso faccio paragoni a un giochi, diciamo, leggermente migliori. Mamma mia, non vedo l'ora di vedere dove va a parare questa cosa. It's a golden lichen. Looks like a dwarven beard. What's the elf wanted for? You'll see. Sì, ma puoi anche dirmelo, eh. Non è che mi offendo se me lo dici. Però secondo me io sono quella con più spettatori su tutto Twitch per Gollum. Sono felice di avere questo primato. Trova il lichene dorato per Mel. Ma tu poi mi dici qualcosa? Ask us. Lifting chokes me, sharing breaks me. Secret. Had that on the tip of your tongue already, didn't you? Sì, ma questo è, vabbè, perché fanno gli indovinelli, no? Ma questo era facile. Madonna, la telecamera. Mi ero dimenticata. Remember the Grashleg? He left us. He did, but this time we'll be clever. The blind one opens the haze for us and then... Did you find some? It's orange or yellow. Your language is not very nuanced. Yes, yes. Smeagol helps. Okay. This one's orange. Ah, it stinks. Ma più che altro a me pareva un fungo più che un lichene, però ok. Ma sta parlando con la falena? È un elfo, quindi va bene. Cose da elfi? Ah, no, vabbè, ragazzi, ne possiamo perdere. Io non. No, va finito. Cioè, abbiamo iniziato, va finito. Be cautious. The truthlings will lull your thoughts. Let tongue speak true, whether you like it or not. Take a bite of Laire, however, like this. However, like this? Cosa? Che sta succedendo? Ma che schifo! Belli fiorellini per terra. Then their spell is gone. And so is most of their marvel. So the real question is, do you trust me? It's a trick, my precious. How could it be a trick? I am giving you a choice. Io non ho capito niente. Ora è nostra amica, dai. Io non ho capito. Don't want strange Laero. Think. The elf could ask us anything. Anything.
No, purtroppo non lo posso platinare in diretta perché devi fare l'intera trama senza morire mai. Questa è la mia risposta. Non mangiarlo perché Mel sospetterà. Cominci a non prendere rimedio. Non mangiarlo perché Mel sospetterà qualcosa, certo. Sì, if we eat, then Mel knows too. She'll know all our thoughts and plans. Oh, and what if it asks how Smeagol wants to break her little neck? Mel trusts us. She wouldn't ask that. Are you ready? Io non sto capendo comunque. Perché abbiamo not scelta? Eating it. Good choice. Ok. Come on, I want to listen to them. Io non ho capito il dialogo. Io non ho capito cosa ci ha chiesto. Cioè, io ho capito che avevamo una scelta di mangiare o meno quello schifo. Ma perché? Al di là del fatto che era un rischio, e se non l'abbiamo mangiato? Perché questo dovrebbe essere un bene? Io sono molto confusa. Però non devo fare... Probabilmente, ragazzi... No, allora... il fatto è che questo titolo ha un registro narrativo talmente elevato. Io ci provo a dire minchiate, però non ce la faccio, cioè... Non si è caricata la mappa. Non si è caricata... Ma io mi sento male. Vabbè, dai, questo può succedere anche ai migliori, vabbè. Questo può succedere anche ai migliori. Quando non si carica la mappa, forse quello è il problema. No, diciamo, questo gioco ha un registro narrativo talmente elevato che non è concepibile, capito? Per questo non si capiscono i dialoghi, per questo la trama sembra da un ritmo strano, un po' come se avessi un'intossicazione alimentare, no? Ti dà quella sensazione di gola stretta, no? E quella sensazione da intossicazione alimentare, ecco, questa è una narrativa da intossicazione, ma è perché noi non siamo pronti, è perché non siamo pronti a comprendere, e quindi ci ferisce, no? Ecco. Sì, attraverso il mondo di cera, con le texture sciolte al microonde, sì, alla Devil Within, ma minchia, di Devil Within a confronto... È un capolavoro. Tra l'altro lo so che vi devo portare di Volvid in 2. Non è assolutamente la priorità. È uscito Layers of Fear. Settimana prossima devo capire quando incastrare Layers of Fear. Ce l'ho da un botto quel gioco. Mi dispiace che non aver avuto la possibilità, però... Questi sono dialoghi veri, cioè li hanno distorti, ma sono frasi vere queste. I wouldn't need truthlings to know the truth. You're hissing. When you lie, you always start hissing. Smeagol doesn't hiss. Fischietta impepata di cozze. Come ognuno reagisce in maniera diversa a questo capolavoro. A posto. A posto. Ho saltato tutta la supercazzola. Andiamo, va. Palesemente non blind io. Comunque sì, Gollum assolutamente ha lo stesso fiato di Alan Wake. Cos'è?
Poi ci sono questi bellissimi collezionabili. Oppure la Wake ha lo stesso fiato di Gollum. Per anzianità direi, guarda, la prima cosa bella che sto vedendo. Ok, niente, l'hanno rovinata con una dissolvenza. Can you see the moon? Don't fear. The white face will not find her. But I wish to be found. What's her shape now? Lil must be hungry. Perhaps could Smeagol find some eggs? Is it waxing? It can't be full yet. No. No nice moon. Smeagol goes and finds tasty things for Mel. Don't stay too long. The woods can be fickle. Guarda il dipinto. Elves and men marched against the Dark Lord together. So few of us were destined to return. Una volta che lo guardi da vicino fa proprio schifo. Fa veramente schifo. Però quando aveva aperto il filmato sembrava carino. Non... niente? No. Qui ci sarà scritto che gioco di merda, probabilmente nelfico. The bells once honored those we lost long ago in the battle of Dagorla. Ma scritta allora. Se ci fosse stato un take estetico generale del gioco come esperienza, quindi una scelta di design anche diversa da quella a cui siamo abituati, Madonna, io lo avrei apprezzato. Comunque sarebbe stata una scelta coraggiosa. Il nostro gioco agli elfi così sembrano aztechi. Abbiamo preso questo take, d'accordo? E il nostro gioco con questo design è riconoscibilissimo. Saranno gli elfi di The Lords of the Rings Gollum. Ok? E invece no. Cioè questi sono gli elfi sciolti di Dragon Age Origins, che a loro volta sono chiaramente ispirati a quelli classici da Signore degli Anelli. Cioè è ovvio che è un cane che si morde la coda. Ma in questo caso in particolare io mi riferisco proprio alle... agli orribili modelli sproporzionati e deformi, nello specifico, perché Dragon Age Origins ha dei modelli orribili, sono tutti con le mani enormi, le braccia lunghissime, insomma, tutti delle scimmie senza pelo, orribili, e qui hanno fatto la stessa cosa. E non perché sono gli elfi, perché sono tutti uguali, Non sono gli elfi di Dragon Age Origins, se tu potessi dire, vabbè, è perché sono elfi, no. Per me gli elfi più belli di Dragon Age sono quelli del 2, perché comunque nel 3, così come Kunari, perché nel 3 li hanno molto più umanizzati, tutte le razze le hanno rese tutte più umane, mentre nel 2 sia i Kunari che gli elfi avevano proprio dei tratti somatici molto riconoscibili, proprio delle proporzioni facciali diverse, ed erano antropomorfi ma palesemente non umani. E mi piaceva morire. Avevano questo naso dritto, piccolo, molto fighi, veramente, veramente fighi. Questi occhi un po' distanziati, mi piacevano un sacco. I Kunari, al contrario, avevano gli occhi piccoli, veramente belli. Poi nel 3 l'hanno fatto diventare un MMO praticamente, quindi li hanno resi tutti fighi. Però gli elfi di Dragon Age 2 come design sono i miei preferiti, proprio belli, 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 belli. Tra l'altro anche molto esili nella corporatura. Fighi. Ma tu non entri dentro. Vabbè, andiamo a prendere qua da mangiare. Cristo, Cristo! Gollum guarda l'altro anello e pensa questi tre del tesoro per me sarebbe stato... No, vabbè, no. Infatti è carino per un secondo, però. Non succede. Ovviamente non ci pensa più. È stato un momento, ma... Perché non posso passare? Ok, troviamo... Forse devo arrampicarmi? Devo veramente arrampicarmi qua?
Sì. Ok, era giusto. That's what Deagle always said. A little strange, yes, perhaps we are. That's quite all right. That's what she said. Ah! Comunque il fatto che quei due sul server non abbiano fatto tutta la serie per me è una gigantesca delusione, mi dispiace. So big, but Mel doesn't like eggs, perhaps. Yes, precious. It's fine. You can keep it. The Smeagol keeps looking. Ah, okay. Ok, cibo per Mel. Cerchiamo il cibo per Mel. La pancetta, esatto. Mushroom. Elves like mushrooms, maybe. Va bene. Crudo così. What does Mel eat, precious? Like it. She eats it, doesn't she? The wicked elf woman. Lures us into nasty glowworms. Ah, per... devo fare... ok. Ren... ah, sì, ecco il Godi, esatto. No, ma chiaramente qua... cioè, tutti a parlare di Final Fantasy XVI, ma sinceramente chi se ne frega? Cioè, qui abbiamo il vero Godi, non... palesemente. Titolo incompreso. So big, but perhaps we find something tastier for Mel. What has it asked us, eh? We want to know what did Smeagol tell her. But it doesn't matter, because tomorrow, after she opens the breach for us through treacherous haze, what then? Break her nasty little neck. Il gioco può spiegarmi come cacchio devo andare di là? No, vero, sto chiedendo una cosa troppo complessa. Perché io da qua ho preso il bruco. E fin qua ho fatto così e ho preso il bruco. Sali. E ho preso il bruco. Ok. Ah, ma per cagare, vai. Mamma mia, che schifo di level design. Che schifo di level design. No, no, no! What has it asked us, eh? We wants to know. What did Smeagol tell her? But it doesn't matter, because tomorrow, after she opens the breach for us through treacherous haze, what then? Break her nasty little neck! Quindi... a volte si blocca, a volte non cammina. Incredibile, questo gioco è incredibile. Qualcuno mi dice qual è il Metacritic di sto capolavoro mentre lo giochiamo? Perché la curiosità mi sta consumando. Il suo spirito di osservazione, sì. Bello il frame rate. Bello, bello il frame rate. Che no, perché chiaramente una grafica così non si era mai vista, quindi chiaramente la PS5 non ce la fa. Il frame rate. Dove pacca boia devo andare? No, 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 scusa.
This way, my dear. Che palle! Sono persa. Non so più niente. Trentaquattro? Avrei detto meno, se devo dire la verità. Avrei detto meno, però ci sta. È incredibile. Sì, ma io non ho capito dove cazzo devo andare. Ma qua c'era l'uovo. Devo uscire di nuovo. Gesù, bambino, signore, Dio. Buono e santo. Allora. Cristo Re, il Salvatore. Allora. Era tipo la terza volta che faccio il giro. Madonna, però, Smigol. Ah. Keep looking, precious. Enough food for one night. Maybe we find some more. Offri del cibo a Mel. Che è sto posto di merda? Che? Snail. Elves eat snails, don't they? Perhaps not. Ok, ho sbloccato un achievement. Perhaps it makes Meagle blind too. Clever elf, yes, but blind. Wait until it's weary. Wait until it's sleepy. And then crack. Io non so neanche se è la strada giusta. No. Fammi andare a casa, ti prego, dai. Fammi fare il giro, fammi tornare indietro. Mamma, sto... Ecco. A posto, va bene. Sì. C'è pure il salto storto, capito? Gesù! Clever elf, yes, but blind. Wait until it's weary. Wait until it's sleepy. And then crack. Non so come scendere. Cioè, ve lo dico proprio con candore. Non ho assolutamente idea. Sarà una lunga live. Sarà una lunga. Yes, but blind. Wait until it's weary. Wait until it's sleepy. And then crack. Allora, io non devo tornare. Cioè, sono già qua, giusto? Qui ci sono le campane. Io sto sbagliando. Io sto sbagliando, perché qua c'è la campana, quindi teoricamente io devo solo... Perché c'è una campana qui? C'è una strada... Ecco! Esatto! Devo solo tornare indietro, giusto? Sto sbagliando tantissimo! No, ti prego! No, dai! No, non si può... Io ci ho provato a dire che era colpa mia. Comunque. Non dite che non ci ho provato.
Earth knows mighty spells. Gesù! Perhaps it makes Sméagol blind too. Clever elf, yes, but blind. Wait until it's weary. Wait until it's sleepy. And then... crack! Ma perché? Allora, basta. But the elf knows... But the elf knows... Perhaps it makes Sméagol blind too. Non è impossibile! Blind. Wait until it's weary. Wait until it's sleepy. And then... crack! Che è quello che si sarebbero dovuti fumare mentre programmavano, così che almeno qualcosa di particolare sarebbe uscito fuori. Cioè, ma veramente io non posso tornare indietro da qua? Che poi tutto questo schifo si sarebbe non risolto, non corretto, ma tamponato se questa meccanica avesse funzionato. Ovvero che tu avevi costantemente l'incantesimo guida attivo e se io attivavo i sensi di ragno qua di Gollum, mi indicava sempre la strada per arrivare all'obiettivo. Ma non è così, perché per fare quella cosa la devi comunque saper programmare, capito? Ora, com'è possibile? Perché non va più? Allora, ti prego! Mamma mia, oh! Crash Bandicoot, pare! Performing hardcore. E adesso io sono cacata sotto, perché se sbaglio... devo rifare tutto. Io non so dove andare. Porca vacca, veramente! Poi faccio così. Ok. Olè. Perfetto. Ora con molta attenzione. Con molta attenzione. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Adesso quella falena gliela infilo in bocca a forza. Sono morta 200.000 volte. No, no. Offri cibo, offri cibo. What if I could? La lumaca. Beautiful snail, yes. Mm. Shell crack so nice. Don't, it's her shell. You don't eat snails, they are beautiful. Melly's not nice. Sméagol looked everywhere. His hand stinks of leaves. God, it stinks. You can stop worrying, you know. I didn't ask you anything in that truthling cave. Not worried, no. Sméagol has nothing to hide. Mm-hmm. There's something up there. Plot. We know that voice. See who's back? Ma perché l'uccello è diventato nero? I don't like the sound of this one. It speaks a strange tongue. Because we taught him, didn't we, my precious? Shh! That dwenun of the earth. Ma era bianco! Perché è diventato nero? Uccito, grazie! Sei mesi, grazie. The elf can stay and watch the moon. All right. Ma quando è che si è scurito su... Ma hanno fatto il race swap dell'uccello? L'avevo scelto bianco. Vabbè. Sì, neanche l'uccello procedurale, esatto. Adesso è bianco. Adesso è bianco. Era bianco. O era l'illuminazione sfondata?
Forse era l'illuminazione sfondata. È l'uccello di Schrödinger, è sia bianco che nero, ragazzi. Quanto suona male l'uccello di Schrödinger. Run. Scappa. Ah, queste? Ma io qui manca per me, non so cosa sono ste palle colorate, quindi... No, no, non mi sembrano minacciose, però immagino che siano molto pericolose. I colori di Agony. Sì. No, ma fa tanto, no, ma a livello qualitativo, allora, penso che ok, questi vanno evitati. Ti uccide? Ok, ti fa... Una creatura blocca il sentiero, lancia una pietra sulla campana per sgombrarti la strada? Ma ero già passata. Non serve. Non serviva. Perché me l'hanno fatto fare? Come lo schivo? Così. Mi sento molto minacciata. No, come? Da dove mi fa ripartire? Ok. Che bei suoni ambientali. Così ben fatta questa parte. No, 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 no. Ok. Dai, sali, sali. Sali? No. Ha salvato! No! Madonna! No! Che schifo di gioco di... Sì, è vero, ho scritto anch'io. Sente che sembra che dica it smell. It smell. E tipo it smell. Poi in realtà dovrebbe essere it smells, però... Vabbè, comunque, abbiamo capito. Sì, sembra che dice puzza. Culo. Ma vaffanculo! Ma perché? Quanto ho fatto male. Che brutti suoni.
Vado. No! Fanculo! Ok. No, 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 no! Dove cazzo devo andare? No, è caduto! Non ha saltato! Non ha saltato! Quante volte sto morendo? Suca, suca! Sto sudando. Sto sudando. Sto... Allora, non devo andare di fretta, devo farlo con calma. Devo stare attenta, perché sennò alla fine mi saboto, non ha senso. Ok, sali su, ok. Poi qua? Devo saltare là. Perché non ha saltato prima? Io non ho parole. Si doveva saltare qua, era giusto, infatti, avevo capito. Solo che la prima volta non ha saltato. Merda, e dai, ma non si può fare un cazzo, dai. Che cacata. Ma non è che salva. Un culo. Bello, bello, bello. Bello. Ma veramente Tolkien ha pensato delle palle così di merda come... Non credo, cioè... Se le sono inventate loro o hanno avuto una pessima interpretazione di un'altra idea, perché io non credo che qualunque cosa abbia pensato Tolkien di mortale fosse una palla di gelato Cardor con brutti coloranti. Dove cazzo devo andare? Aggressiva e volgare. Mamma mia, che brutta persona che sono. Sei scemi. Basta, ti prego, basta. Ok. How did Mel get up here? There was a voice in the air. A voice guided me. I think it was Gwendol. In fact, I'm sure of it. Quindi Gwendol è veramente vivo. Gwendol. Quindi è veramente vivo. Somehow he saw me. Protected me. Come, the gate is not far now. Didn't protect us. Scusa, una merda. Nel momento in cui l'avesse più... Sméagol cominciava a avere dei dubbi. Mel era sua amica e l'aveva tenuta al sicuro. Perhaps it was the wraiths playing tricks on Mel. It was him. I'm sure of it. Ma si sono spenti i fiori? Sì, si spengono i fiori, guardate, guardate. Guardate a sinistra. Ok. What's the name of these, my precious? Just plants. Poi com'era lui, tipo, com'era l'enigmista, il cantastorie, che cazzo era Gwendol, tra l'altro? Now, a
opens before her. Large tree in the middle. Yes, we are here. The border of our realm. Ah, è finito sto incubo? Where's the breach? How do we open it? I don't know yet. Sì. We knows a breach. That was her words. And I never said I knew how to open it. We only ever tried to close it. We? There were 8 of us. Gwendol was our teacher and mentor. This is where I last saw them. Saw anything, for that matter. Right here he stood, at the tree. And then he was gone. And the others? Dead, or worse. And I was blind. Let me think. Gwendol stood here. L'enigmista, ok. The others stood at the 6 runestones. Each runestone guards. Ma adesso gli occhi normali qua. Air, water, circle, binding, mirror, deceit. Normali. To be called in the right order. If I could only remember who stood at which stone. Why does it bring us here if it can't remember most important things? Shh. What is it? The air. It still carries their voices. Don't you hear them? Voices? Close your eyes. Chiudi gli occhi con cautela, fidati di me. Ma scusate, non è la stessa cosa. Lei ci ha chiesto di chiudere gli occhi, noi ci fidiamo di lei e chiudiamo gli occhi. Ah, con cautela nel senso che li chiudiamo. Oh, no, non mi fido di lei, no. Ghosts? Not ghosts, memories. Echoes. This place still remembers my friends. Chiudi gli occhi con cautela, ma li chiudi comunque. I can't listen to them. I'm too afraid of what I might hear, but the echoes might lead us. How can whispers lead us? Ignore birds, river, and flowers. Just listen. Breathe in the sense. Mamma mia, ma mi state dicendo che tipo questa meccanica sta per essere impiegata attivamente nel gameplay? Can you see them? Yes. I must know what happened to the 6 that stood at the stones. Look around. Follow them. Tell me what you see. Tra l'altro non si può camminare col sensi attivi. Io non ho capito che vuole che faccia. Usa i sensi, sì. Come? Mel, dimmi qualcosa, ti prego. Aiutami, sono stupida, non sono pronta per questo capolavoro. Forse devo uscire, devo cercare più lontano. Ci sono così brutto, bruciato poi. Non capisco. Cosa vuoi che faccia? Cercandosi lei con Mel. Io non ho capito. Cosa devo fare, Mel? Devo sentire i sussurri. This stick has elvish marks on it. That must be Eristor's stuff. Ma non serviva l'istinto. He must have fled that way before the chaos devoured him. Where does the scent lead you? That must be Eristor's stuff. Eristor. Is this one of the stones where the elf stood? If you're Ma non serviva l'istinto. Yes. Any idea? The elf with the staff must have fled from this stone. Sì, Sherlock, esatto. Yes. I think that's right. 3 were men and 3 were maidens. Eristor,
Kellan and Dondofer, Prian, Kethil and Turian. Eris to Kellan, Dondofer, Prian, Kethil, Turian. If I could remember how it all happened, then maybe I'd remember the order of the spell. Scusate, stavo riposando gli occhi un istante. Sì. What happened here? No. We had almost done it. Ok, dai. A haze that would forever hide our realm from the eyes of the Mirkwood. But there was one last breach left for us to close. Here, at the Enchanted River. Però gli occhi sono tornati normali di lei. We all had our part to play. Mine was to calm the river and win her over. But I didn't trust the water. I warned Gwynville, but he wouldn't listen. We closed the breach, but then... All I remember is a glaring light, fair like silk, but unrelenting. When I woke up, there was only darkness and silence. I called their names, called Gwynville, but there was nothing. So you see, I need to find Gwynville. I must. Che poi questo racconto in un altro contesto sarebbe stato molto figo. Sarebbe stato veramente figo. Allora. Bastone di coso. Parla con l'uccello. Hello, my little one. Are you hungry? Is he a crow? I never trusted crows. Not a crow? No, good bird. Elfo con bastone. Ma quindi io devo vagare pietra? You should look around first. No. Ma il problema è che l'istinto non mi fa vedere la roba per terra. Il problema è questo. Io non so dove cercare, non so cosa sto cercando. Il bastone. Me lo chiavo in culo il bastone di Eridor. Dov'è? Scusate. Sono volgare, faccio schifo. Ah, lama. Non appare con l'istinto. L'istinto serve solo dopo che hai trovato l'oggetto per identificare la pietra, ma... Don't just guess, precious. Ah, non posso sbagliare. More broken things. Looks like a knife. Most of us carried one that day. Ok, quindi questo non serve. Devo trovare qualcos'altro. Quindi quell'indizio non serve perché ce l'avevano tutti. Ma è incredibile sta roba. Io non so quanto mi devo allontanare. Non c'è nulla. Beh, forse là, aspetta. No, continua a essere il bastone di merda. Ma perché continua a evidenziarmi il bastone di merda? Perché continua a evidenziarmi il bastone? Continua ad avere sto bastone di merda. Che mi indica la pietra che ho già selezionato. Sì, ho capito, basta, mi sporchi la KOD. Looks like one of them jumped into the water here. It must have been their last hope, but the river is treacherous. Ok. Wants to keep looking. No! Che palle! Oh, ma è incredibile! Men barad an ear. Smigglephone boots! Ah, yes. Those would be Turians. She always needed to feel the earth. E non... Smigglephone boots! Ah, yes. Sì. Those would be Turians. She always needed to feel the earth. E non servono a nulla? Non capisco, cosa vuole che trovi? Eh.
parte che brutta l'illuminazione, non si vede una fava. A che serve? What's the barefooted elf's name again? Turian. Ce l'ho fatta? Ce l'abbiamo fatta? Tell me what you think. Grazie. Elfa scalza. This is where the barefoot elf must have been. Let's see where it leads us. Ok. Ne mancano quattro. Ne mancano quattro. Scusate, ho dato una botta al microfono. What's this? Looks like one of the Riddlemaster's butterflies. It's blood. What? You found something? Oh. It's a sign. A sign left by the Riddlemaster. What? Are you certain? It must be alive. Must have fled through the breach. Well, describe it. It's a butterfly, drawn in blood. Blood? C'è zero, grazie. Long dry. We should hurry. The Riddlemaster didn't stand at one of the stones, did he? No, he stood here under the tree. Sì, però Mella, intanto potresti sforzarti un poco e di ricordare che ti ricordi un sacco di minchiate inutili e poi le cose importanti, cioè potevi pensarci durante il viaggio, comunque, no? Io ripeto, la cosa assurda è che mi stai dicendo che devo utilizzare una meccanica di gioco per avanzare, ma la meccanica di gioco non funziona. Questa cosa... E continua a essere buggato sul bastone di questo stronzo! E poi fai così... Aspetta, no, è ancora legato... No, restano... Così ti sporcano ancora di più l'ambiente. Ah bene, gli stivali abbiamo capito che... Aspetta, lumaca. Mel likes snails. Take it, eat it. No, è sangue. Allora, quello del sangue sarà ad esclusione, quello che manca forse, no? C'è stato un sussurro, per cui in teoria... No? C'è niente. Io sono tanto così da aprire una guida perché mi sto rompendo i coglioni. Sì. Arco. What color is the grip? Blue. Then it must have been Kellen's. Sì. Perhaps we find something in the water. But Mel says. Mel's. Ah, ok, grazie. Sei zittito. Who got away. But why did he never return? I wish I knew. So? No, hold on. No. Scusami. No, must think. Posso pure sbagliare. No. No. No, elfo con arco. Bow in the tree. Kellon. Very well. Sono a metà. Ma seriamente?
Io non so cosa cercare. Devo sentire i sussurri. Secondo loro l'indizio è uditivo. Allora, di là sono stata. Ah ah ah. The Cairn Elf, Mr. Mark. Niente. È soporifero da morire. Mi sta venendo la biocco. Allora mi sta distruggendo. Le piume. We all did. Well, except Kathy. She had her beautiful braids. Faces. There are faces in the stone. Faces? Cursed elf faces. Looks like two sea elves. They must have tried to hide. Oh, Madonna! Ma non così a tradimento. Ma non così a tradimento. Almeno mi ha fatto svegliare. Ma... ma quindi? Non è servito a niente? Facce. Facce. Siamo due elfi femmina. Cos'era quello? Kettil è senza. Però io non capisco. Le piume sono qua. Significa che le indossavo o che non le indossava? Non l'ho capito mica. Come faccio? Io non so se intende che, cioè, le piume erano indossate o erano di quella che le indossavo o di quella che non le indossava. Ma veramente c'è sta cosa? Dio santo, veramente Mel. Non posso manco correre, capito? Non posso manco correre. The Cairn Elf, Mr. Mark. Scusatemi. Scusate se sbadiglio, però davvero è una roba che non avrei mai pensato. Non ci avrei mai creduto. Se me l'avessero detto non ci avrei creduto. Così no. Sì, ma non me ne frega un cazzo degli stivali di Turien. Io non capisco perché mi dai lo stracazzo di istinto maledetto e non me lo fai aiutare, non me lo fai usare per trovare le cose. A cosa schifo serve? Servono queste due elfe qua. Faces. Looks like two sea elves. They must have tried to hide. Van.
No, vabbè, dipende dalla zanzara. Perché ci sono quelle zanzare che ti ronzano attorno e non smettono e continuano a rompere le scatole anche dopo che ti hanno punto. Lì sì, lì diventa personale. Lì diventa assolutamente personale. Io non... Ma il fatto... Allora, non è dici tiri a indovinare, perché tirassi a indovinare lo farei. Il problema è che non posso, perché me ne manca ancora uno di nome. Senza il nome non posso tirare a indovinare. Quindi devo comunque trovare l'indizio di sta ceppa di minchia. Allora, di qua si è arrivati. Ma vabbè, io non taglio niente, solo gameplay viene caricato così com'è. Perché l'esperienza va vissuta a pieno. E qua c'è il sangue. Mi fa molto piacere. Di là sono stata. Qui c'erano le frecce. Cioè che poi potevi fare una caccia al tesoro uditiva, quindi sentivi effettivamente si sussurri. Vedete che torna sempre il discorso Hellblade comunque. Le meccaniche di Hellblade quanto sarebbero state fighe in questo gioco. Quindi segui le voci nell'oscurità per trovare gli indizi. Invece ti danno l'istinto e l'istinto non funziona. Funziona dopo che le cose le hai già fatte. Magari mi butto nel lago, c'è qualcosa da raccogliere qua. No, non c'è niente. Io non so che fare. Cioè, ripeto, anche azzeccassi la tizia con o senza piume, non cambia nulla, perché mi manca il terzo uomo, il terzo elfo. Sti stivali di Thule. Poi è tutto dello stesso colore Pantone di merda. Quindi è pure difficile orientarsi. Madonna, mi sta stroncando. Già 4 ore di sonno. Madò, dove cazzo devo andare? Non c'è musica, è tutto dello stesso colore. Non l'ho capito. Deve immergere. E poi perché mi fai immergere così? Che non si vede niente, mi fai solo vomitare. Non farmelo fare. Non disattiva l'opzione. Ok, proviamo a cercare meglio di qua. Allora, sono il 29. Se è 35 non ho trovato niente, apro una guida. Oppure ditemelo voi dove. Porca puttana, sono le cose! Perché qui non è un non capisco gli indizi. Non li trovo, perché non c'è una tecnica per trovarli. Devi vagare a caso. Guarda là che fatto male, che non puoi, devi mai, porca miseria!
cosa cazzo servono le punte di freccia? Ma seriamente, Mel, dimmi qualcosa, ti prego. Ma vai a fanculo. Io guardo, allora, può essere che sott'acqua quello sia affogato. Dove cazzo è l'acqua? Lì. Magari devo andare sotto? C'è qualcosa? Ti prego, dai. Però non si vede niente. Io ci sto provando. Io ci sto provando, ma... Ma vai a fanculo, dai. Vai a fanculo, vai. Favore. Are you all right? Yeah, River is fickle. I told you, come back here. Found the other half of that blade. Made of an antler, we thinks. Dondefer carried a knife like that. Bene. Ok, lama. Sì. Sì. Elfo con coltello. Knife. Dondefer. Yes. Good. On to the next one. Look everywhere now. Nothing more to find. Mamma mia, che qua. Che quality of life. Ti dice che hai trovato tutti gli indizi incredibili. Ok, dai, ce l'abbiamo fatta. Quindi... le piume arrivano qua. Allora, il problema qua, ripeto, è... io ho trovato le piume. C'è l'elfa con le piume e l'elfa con le trecce. Cioè, l'elfa che... l'unica che non indossava le piume era quella là. Per cui io do per scontato se... che se il dialogo su Cetil, non l'elfa con le trecce, era dove c'erano le piume, è qua che c'è quella senza piume. Braids. Kethil, then. Or one of the others. Giustamente, il patriarcato, le donne sono interscambiabili. O è così o è al contrario. Le altre sono giuste. She-elf with feathers. That would be all of them. Let me see. Something must be wrong. Quindi te lo ricordi? No, no. Stronza. Kethil. C'è qualcosa che non va. Allora dimmi come sta. Che miseria. Stone. Wait. Here must have been... Prian. Could be. Sì. Found anything? Come could be? Wait here. Come could be? Ugh, this is wrong. I think it was. Non è possibile. Cioè, pure complicato quanto scassi la minchia. Scusami, io non sto capendo più un cazzo qua. Qui cosa cazzo c'è? Non puoi correre. Piume, allora ho sbagliato io. Allora, ok. Piume. Non si può correre.
costume. Sea elf with feathers. Let's see where it leads us. No, giusto? No. Treccia. Braids. Careful, then. Let's try. Perché qua, se io vado... Lint dice... Chi era l'elfa senza le piume? Ketil. Appunto. Quindi... Quindi lì ci sta Ketil. Perché le piume sono... Quindi qua c'è Ketil, quella con le trecce. Perfetto. Quella scalza sta qua. Perché è quella che giocava con gli stivali. Credo. Perché qua si dividono. E quella lì non ha indizi. Ah no! No, ok, non è scalza. È quella scalza, ok. Ok. Quindi... Ed è giusto però. Ok, ed è giusto. Quindi l'elfa scalza è giusta pure. Quindi bastone è giusto, scalza è giusta, treccia è giusto. L'elfo col coltello è giusto per forza perché è quello della lama. L'elfo con l'arco, idem con patate. E qua ci sta il bastone. E qui ci sta quella con le piume. Che è l'unica che manca. Ma vaffanculo, ma che cazzo! Wait. E allora qua... Possibly. Possibly, vaffanculo. Io vado a caso. Sea elf with feathers. Something's still wrong. Yeah, this is wrong. I think. Ma che senso ha? Bow in the tree. Kellon. Very well. È giusto, quindi. Qual è quello sbagliato? Bastone bloccato perché è giusto per forza. Le trecce le abbiamo viste. Quella scalza l'abbiamo vista pure, che era qui, questa sul lago, qua ci sono le impronte. E quindi è l'elfa scalza. Elfo col coltello, è quello che si è buttato. Angolo di Gracie, grazie. La lama, poi lo segui. E qui c'era l'elsa, e anche qui è giusto. Cioè, non è che è un enigma complicato comunque. L'elfo con l'arco. Abbiamo sbagliato l'elfo con l'arco? Io non penso che abbiamo sbagliato l'elfo con l'arco. Perché seguiamo qui sto cazzo e lì c'è il tizio con l'arco. Quindi è giusto pure quello. Cosa sto sbagliando? Non capisco, ve lo giuro. A me sembra un enigma super basilare. Bastone è bloccato. Bastone è bloccato. L'arco va lassù. Ed è giusto. Poi, lama. Questo è quello col coltello. Quella scalza. Che seguiamo lì con le impronte. Quella con le trecce. Le trecce dove portano? Alle piume. Chi era l'elfa senza piume? È Ketil. Non le indossava perché aveva delle bellissime trecce. Io non so che dire.
I nervi di questa cosa. Quindi. Questa non ha niente, perché ha d'esclusione. Piume. No, that wasn't it. No. Io mi guardo una guida, non ci rinuncio. È una cacata, perché non... È Ritual Stones, vaffanculo. Sì, ma puoi darmi una soluzione e basta, senza farmi vedere tutto il cazzo di video, no? Ti prego. Ritual Stones Puzzle Solution, sì. No, è troppo lungo, 5 minuti, ma non c'è una lista, un'immagine, qualche cosa. Allora, how to solve, va bene. Qui c'è, devi raccogliere tutti gli indizi. Non sto capendo. Northeastern Ritual Stone. Sì, ma nord-est da dove? No, raga, non è possibile. Manco sanno fare le guide. La pietra a nord-est, ma a nord-est da dove? Da dov'è il nord in sta merda? Scusatemi. Ah, così. Io ho appena scoperto che c'è la mappa. Nord-est. Io ho appena scoperto che c'è la mappa in questo gioco di merda, comunque. Voi sapevate che c'era una mappa in questo gioco? Cioè, che poi basterebbe dire dall'alto in ordine, in senso orario. Trust. Long Blue Swirls. Following the Blue Swirls. Elf with staff. Elf to explore. Allora. Allora, Southwest Ritual Stone. Allora, Southwest Ritual Stone è Southwest, quindi quella in basso a sinistra, quindi questa. Esatto, e va bene. Southwest Blade, perfetto. Poi Southwest Blade, Southeast Barefoot, Southeast di quella accanto, quindi questa è scalza e va bene. Southeast è scalza e ci siamo. Poi Western Ritual Stone. Western è bow, quindi di qua è bow, è giusto. Poi allora following Blue Swirls, allora Eastern Ritual Stone è feathers invece, quindi questa qua. Ok, quindi questa. Wait, here must have been. Piume. Sì, il dubbio è sempre stato questo. With feathers. Good. On to the next one. Vabbè, grazie, signore.
E poi basta, credo. Beh, comunque seguiamo. Braids è... Nord-est. Io continuo a non capire. Ah, Simone, dai, mi fa piacere. Dai. Quindi... Questa è l'ultima. Ed è... quella con le trecce, giusto? Aspetta un attimo, voglio sbagliare, porca miseria. Queste piume, queste trecce. Sì, ma io non capisco. Non capisco. Eristor, Donbefer, Prien, Turien, Kelon. Sono tutte bestemmie queste. I think that's where they all stood. E allora lo sapevi. Quest, Nen, Gwyleth, Kendril, Ringhorn, Luth. Quest, Nen, Gwyleth, Kendril. Ma. Ma. Solo ma posso dire. Is it friendly, this breach door? I hope so. But the woods beyond, they are not. Stay close, you will get lost without me. Andiamo. Let me rest here for a while. Tired it looks, yes. Tired and spent. Of course, we can wait. Pity I don't have my eyes now. We can be her eyes. Picture beautiful gardens for her. Ma adesso no, non l'ammazza. Ci prova, non ci riesce. Quanto strabico. Not now. No time for rest. Not now. Yes, now. Now, poor blind, lonely elf. We shall be her eyes. I am ready. Concilia il sonno a Mel e fai andare via Mel. Ah, perché se la facciamo dormire poi la... Ma secondo me dorme lo stesso. But it's not a nice place, not at all. Not for us, no, but the elf would love it. Let me be the judge of that. Is the moon shining now? La luna fa sempre la spia. The white fish, it's always watching. Ah no, ho sbagliato! Ho sbagliato, dovevo fare... Ho sbagliato. What about the birds? Tell me about them. I corvi. Yes, high up in the trees, watching, always watching. Corvi. Così non si se ne va. Blackbirds, just sitting and watching, all silent. The silent ones I don't trust. Perhaps we should go now. Keep going. This used to be such a beautiful place. Allora, no, a lei non ma che te la piacciono. Non le piaceva l'acqua, però. Non le piaceva l'acqua, non ti fidare del fiume. Dark water falling from above. Mouse shouldn't stay close to cursed water. Yes. I hear it mocking me. Grendel should never have asked the river for help. Questa è litigato col fiume, così. Fatto dissing su YouTube. This place is not how I remember. Ma assolutamente angolo di Cresi, assolutamente. Many nice places on the other side. No, è raccapricciante. You didn't picture those. Irises. The entire glade used to be overgrown with them. They must be in full bloom now. Ones, yes, but not very nice. All
Iris. Iris has no sense. Tico's riddle. He remembers. I remember. Remember what? Ah, questo è il riferimento. What if Mel doesn't need the Riddle Master anymore? Maybe Riddle Master is gone forever. Quindi non l'abbiamo provato ad ammazzare. A ghost, perhaps. A voice in the wind. But Smeagol is here now. So lucky she met Smeagol. We can describe gardens to her. No, che tristezza! Look, there was irises everywhere. Yellow ones, like here and there. Light diggle and looked up into the sky. Che tristezza! No, 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 wake up! Ma do, quanto poteva essere bello sto gioco! It wasn't us. We did nothing. Nothing. Che peccato! He tried to steal it. Tried to get away with our precious. Mel must believe us. She believes us. Yes. No. No. Se n'è andata? Vabbè, quindi sicuramente probabilmente cambiava, che se provavamo a ucciderla scappava comunque. Mel. It's gone. The breach is gone. Probabilmente è così. Però we would have been free. Che tristezza. Cioè questa cosa fatta bene, capito? Sarebbe stata bellissima. Go away. No, che peccato. All alone. It was you. You killed Deagle. You did it. You did. Boh, poteva essere così bella sta cosa. Con la musica distorta. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. Precious. 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 Boh. Sì, però sta durando troppo, My precious. Mel. Mel. This can't be the other side. No, it's not. Finally. We told you he wouldn't get Madonna, far. Madonna, sti due. Please. Smeagol is good now. Our king has a few questions for you. And wouldn't some answers be sweet? No, ci hanno preso di nuovo. Non è servito a niente. Without me, eyes are marbles. No darkness they see. No, nothing. No voices. Hello, Smeagol. So well behaved lately. How can I pester you now without torturing my conscience? Have the elves found her? No, I'm afraid not. I don't think there is much hope she's coming back. Face it, she used you. And then she left you behind. We warned you to keep your distance. Anyway, Neldis has asked for you. She's upstairs with her lanterns. Be so kind and pay her a visit.
Ma veramente ci ha usato. Che merdaccia. Time is not spent. Iris has no scent. And nothing I can marvel without you. Era così una merdaccia. Più che altro non c'è la risposta canonica, perché se avessimo provato ad attaccarla, comunque avrebbe avuto tutti i suoi motivi per abbandonarci. Non è servito a nulla. Hello, Smeagol. Non rispondo. Ah sì, la cuoca che cucina guardando le cose, aspettando che si cucinino da sole. Che palle sta mappa. Poi resta qua, che è tutto a posto, è pulito, hai da mangiare. Dove cazzo devi andare a prendere l'anello, Precious? He emerged from his cocoon. And see, he was still a caterpillar. But caterpillars are nice. Not all of them. Ecco. Comunque li abbiamo blastati, non vorrei dire, ma li abbiamo blastati. Cuoca, smettila di cantare la canzoncina di Game of Thrones, però, eh? What's she doing? Preparing lanterns for tonight. What's tonight? Tonight is Midsummer Night. We will all be out in the woods celebrating. Not you, perhaps. We will see. Is there something I can do for you? If the Riddle Master was alive. Ah, here we go again. I wish he were, I truly do, but I fear it was just one of Mel's dreams. Però io non vorrei dire, ma secondo me non è una buona posizione per lavorare quella. Nice lanterns, but two of them aren't shining. Yes. The children love ma to la take schiena. My lanterns up to the gardens to play. Would you not help me find them? They look like shining marbles, big as your eyes. Sì, ma la schiena. Smeagol can help. Yes, I can find strange lights. Come è messa? Someone's in a good mood for a change. Allora. Allora, le pietre mancanti. Le pietre mancanti. La tensione proprio si taglia a fette, si sente questo crescendo. Questo incredibile crescendo narrativo, mamma mia. Cruel elves leaving Mel in the woods all alone. Okay. She's going to find her riddle master, of course she is. Maybe Smeagol can find him too. Don't break anything again. Quiet. Good, good. Okay. That must be one of her lights. Maybe he just needs more time. I truly think he's getting better. Quiet. Yesterday he collected shells from the river for Dalvon, and today he's helping Neldis with her lights. The honorable deeds of Smeagol. I do not care if he starts writing poetry. If kindness will not help, we must find different measures. I must know what he told Gandalf. A swarm of truthlings has been visiting your gardens lately. Good. Good. Whatever it takes. I don't like this plan. I know. Pitch truthlings, yes. But Mel taught us how to trick them. Lyrel, dwarf beard rootsies. That's what we need.
Ma... Ah. Okay. I don't like this plan. I know. Yes, but Mel taught us how to trick them. Nihil, dwarf beard rootsies. That's what we need. Nihil found someone. Who wants to ask us, do they? What about? The precious, of course. The precious. We want it. We want it. We want it. No. No, he hates it. I hate it. How are you, Smeagol? So far from home among strange folk like us. No relatives? No one to talk to. Ma perché devi farmi... You can talk to us, you ah, sì. No, ma non siete per niente sospetti. Yes. Attori nati. Attori nati. Like that wizard. He was a very tricky old man. But tecniche di persuasione proprio da entità secolari, proprio si vede la saggezza, si vede proprio l'esperienza, la capacità manipolativa e coercitiva di una mente semplice, no? Si vede da questi piccoli dettagli. Noi siamo amici, no? Ti abbiamo trattato di merda fino a 5 secondi fa. Ho detto spero tu faccia qualcosa di sbagliato per poterti punire, e adesso improvvisamente dico noi siamo amici, e gli amici si dicono tutto, vero? Vero, Smeagol? Non come quel mago. Cosa ti ha detto quel mago che non è tuo amico, a differenza mia? Io veramente... We can protect you from men like him. But see, to do so, we must know what he asked you. Racconto metà della storia. He asked about our birthday. Your birthday. And about flowers, irises of the Willowlands where Smeagol lived when he was young. Nothing else? Oh, he swears. Good elves, they are such nice friends. Very well, then. Neldis tells us that you help her with her lanterns. That's very thoughtful of you. You know, I saw the children play with one of them in the King's Garden. Oh, did you? Il bello è che per un errore anche probabilmente di programmazione questi stanno parlando con Smeagol mentre si fissano, tipo ho proprio visto una mentre parla col compare, no? Ho proprio visto una lanterna lì, cioè tipo ma veramente? I had to shoo them from the old tower again. I'm almost sure they left the light up there. You know, we can take you there if you'd like. Help you find it. Non posso selezionare? Non mi fa... Scusatemi. Controller? Posso? Non mi fa... Ragazzi, non mi fa... Si è impalato il controller? Posso? Non mi fa selezionare niente. Ora sì. Prima no. S'era impallato. Non era colpa mia, non la faceva questa cosa. Più tardi. Nice friends. Yes, yes, but Smeagol has other things to do first. Of course. There's no rush. Don't let us wait. We have a feast to go to. Ah, ma non è per andare avanti. Comunque il festi. Ma anche la cuoca che fa le lanterne e sta per terra. Questi stanno per terra. Ma che barboni che sono. Ready to go?
Nice friends. Yes, yes, they will lead the way. Good Smeagol will follow. Excellent. Excellent. Bene. È così pieno di nulla questo gioco. Poteva essere finito tipo 4 ore fa. And because your breath would gag our singers. That's just two of the many reasons why you're not invited. Keep your voice down. This is a solemn place. Ci sono già passata di qua. Up there, in the tower, where the Beatles hum their peaceful song. That's where the children left the light? Yes, I believe so. Now it's your turn. We will wait here. Non vedo l'ora. Non vedo veramente l'ora. No, io non penso che si faccia così comunque. No, non si fa così. Stavo facendo una cosa stupida. Infatti mi stavo complicando la vita. Ricominciamo a salire. Qua Uncharted, levati proprio comunque, se posso, eh. Ma dai, ma va. Culo, questi salti di merda! Non è possibile. Sì, ma questi elfi, questi scopano, questi elfi sono porconi. Nella testa loro uno dovrebbe fare questo, capito, ragazzi? Nella testa loro, per saltare, tu devi fare questa cosa. Non devi saltare come le persone normali, secondo loro. Be careful. Do you see it? Right there, where the swarm is. Don't worry, they don't bite. Yes, yes, nice beetles. Sweden flower. What was the word again? Lost it, my love. We are getting old. Found it. Can you hear us? I feel dizzy. Now tell us, what did the wizard ask you about? Getta il nido dei veritelli sugli elfi. No, ma ti prego, lancia io. Oh, one moment. Beetles are humming so loud. What are you? No, wait. Noi non avremmo dovuto conoscere questa cosa, no? No, vabbè. Smeagol asks questions now. Where is Mel? Perhaps they knows and don't tell us. They must tell us. Mel. Meliestil. Don't know where she is. She must be dead by now. All blind and alone. Poor girl. But so ill-mannered. Never liked her. But now I miss her. Oh! Make a master. Now elves must tell us all they knows. Gwendol. Gwendol. He knew Mel quite well. Did you know? Quite well. Everyone knew. It wasn't much of a secret. Ah. Well, that explains it. I visited him once. Gwendol. He didn't know that I had entered. He was talking to his mirror. His notorious vanity, I thought.
But then I heard another voice reply. From beyond the mirror, I'm quite certain it was Mel. Sounding very kind for once. Ah, si stavano facendo la chiamatina zozza. So as not to disturb. Stavano facendo la videochiamata zozza. The one in the Riddle Master's rooms. Good elves. They talk so very honestly today. What are you doing? Smeagol will have a look in the mirror. Ah, giusto. Era così divertente muoversi in questa mappa. Con questa telecamera per nulla fastidiosa. Che non ti sbatteva costantemente in faccia, no? No. No. No, no, non è per niente dispersivo. Quindi io ho la mappa e non l'ho mai saputo. Nessuno mi ha mai detto della mappa. Quindi questo gioco ha la mappa. Ed è pure bellina, se dobbiamo dirla tutta. Eppure è disegnata carina, guardate che carina che è. Boh, peccato. Ok. Devo girare. No, invece le facce sono importanti. Poi cosa c'è? Io vorrei capire cosa c'è, ma non si vede una fava, sinceramente. Una candela sola, penso. Ok, la candela quella... quella è accesa. Forse quella su, che adesso è spenta. Esatto. È risaputo che quando fai su una candela spenta quella si accende, no? More rooms. Che enigmone. It's Mel. Mel with dark eyes. Sì. What is this? Meliesti? The Riddle Master. I cannot hear you. Just listen then, listen carefully. Please let her hear me. It's in the water. I feel it now. The enemy's treachery. Ah. You were right. Of course you were right. I have bound my mind to the source. What's left of it anyway? I'm so, so tired. I have been trying to send you my dreams through the haze, but they are dark dreams now. I need you here. The enemy has come. Find me. Come to caress Mindon. They can't cross the haze yet, but I need to seal the gate. Oh, let me think. I cannot think. The picture, the one we carved into the bark where we first met, remember? That shall be the password for the gate. Find me. Come to the source. It will be dangerous, but I am lost. Assolutamente, Van. Assolutamente. What gate? Does it know where Mel is? Who are you? Ah, mi senti? A lady. Se l'è infilato nel culo comunque. Did it see us? Una luce l'abbiamo trovata, non proprio quella che ci aspettavamo. Allora, parla con la... Ma perché non mi hai fatto tornare direttamente?
i biglietti. Green Castle. Maybe it's the place the Riddle Master talked about. The source of the haze, he said, and that is very unsafe. Not a good friend. Wants to lure Mel to dangerous places. Oh. Ti prego, vai subito alla cuoca, ti prego. Grazie. A posto. You found them. Thank you, Smeagol. Now my circle will be complete. Circle? A ring of protection for tonight's feast. Like the haze? If you will, but far less ambitious. A place where Mel and Riddlemaster first met. The cook knows about it, yes? You don't give up, do you? I do remember that night, the big oak in the King's Grove. It was the first time Mel was invited to one of the gatherings. Mm. Such an untamed child she was. No patience, no manners. Watch the King's Grove. Our feast will be there tonight. I could take you there if you promised to behave. Hanno detto di no. Then again, you always end up disappointing me. Ma non mi fa male la schiena guardare sta tizia. If you can do what I shall ask of you. Sì. What now? Now nothing. That's all you had to do. You are getting better, I see, and a breath of fresh air will not hurt you. Ma con che faccia me lo stai dicendo? I shall take you to the tree tonight, if that is still your wish. Come to me whenever you are ready. Messa così. She will take us to the tree. Help pack the lanterns. Messa così. Non sono riuscita a leggere. Summer residence not far south of here in the mountains, abandoned hundreds of years ago. That is all I can tell you about it. Now, ma io non te l'ho chiesto. Who told you about Karas Minbun? Just elves telling stories. I like to hear stories. Go ahead. I already warned the others about you. I will stay here and put up our lanterns. Behave. Yes, yes. A big tree that must be where Mel and Riddlemaster carved their hidden picture. What is Golem doing here? Mel this invited him. Ma voi pensate sto gioco con una grafica figa. Pensate a un gioco così con la grafica figa. Allora io vi chiedo una pausa di 3 minuti perché mi devo andare a sciacquare la faccia perché sto morendo di sonno. E siccome devo andare lunga perché questa cosa va chiusa, vi metto un be right back, ci becchiamo fra 2 minuti massimo, giusto il tempo che mi do una sistemata, perché sto andando, cioè sono KO. Abbiate pietà, non mancate, piccola pausa e si torna subito.